fa intenzione di impugnare tutti gli atti applicativi del decreto legge che estende l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, sia docente, sia educativo, sia amministrativo. Perché? Perché questa estensione dell'obbligo vaccinale è un'estensione che è illegittima. L'obbligo vaccinale è illegittimo perché va contro alcuni articoli della nostra Costituzione, ma soprattutto contro quei principi di logicità, di ragionevolezza e anche contro quei principi di discriminazione che sono tutelati anche dall'ordinamento comunitario. Basti pensare che il personale scolastico, a differenza del personale sanitario, non può essere posto ad altra mansione, addirittura potrebbe ricorrere alla DAD, cosa che avviene nei nostri giorni quando c'è la didattica a distanza perché c'è una classe in quarantena o perché c'è un istituto in quarantena. E poi perché la maggior parte dei nostri studenti continuano ad accedere nelle nostre scuole, nelle nostre classi, senza il tampone e senza l'obbligo della vaccinazione. Quindi il provvedimento è veramente inutile, addirittura discriminatorio, perché riguarda solo il personale docente e non riguarda tutto il pubblico impiego o il personale universitario o comunque tutti i lavoratori. Allora, tutto questo perché? Perché lo Stato non intende ancora ad oggi estendere l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione. Allora a questo punto noi ricorreremo in tribunale, abbiamo riaperto i termini per fare il ricorso al TAR. Il TAR già una volta ci aveva detto, aveva detto no alle misure monocratiche contro l'obbligo del Green Pass. Perché? Perché partiva dal presupposto che la vaccinazione non era obbligatoria. Quindi noi ora ritorneremo da quel TAR e andremo a chiedere se ha cambiato idea rispetto a questo semplice concetto che rispetta anche il nostro dettame costituzionale, per non parlare del fatto che poi la sospensione dal servizio dal 15 dicembre significa non poter vivere, non poter avere il proprio sostentamento. Faremo, se è il caso, pure il ricorso presso i tribunali del lavoro e certamente faremo sciopero il 10 dicembre per andare a dimostrare a chi vuole governarci che questo provvedimento non solo non gode il consenso di chi lavora nelle nostre scuole, ma è veramente inutile e tra l'altro pericoloso rispetto all'idea che in questo modo allora si possa fare lezioni in sicurezza in presenza. Le lezioni in sicurezza in presenza si potranno fare soltanto quando il governo metterà le risorse per sdoppiare le classi e per garantire il distanziamento.